roba da scegliere proprio. Perché si stabiliscono a palazzo? Per qualche giorno, poi si stabiliranno in villa, Porte Porta Vinciana. Ah, ma, beh! Chi ha detto di buttare giù la basta? E mo, che afamo, rifredda? Non trovò. Mia! Te bossi, strozza! Questa che non mi chiama, diciamo. Chi ti ha ordinato di buttare giù la pasta? Mortacci tua. Guardi, io sono romano. E come romana li francesi io ho sempre cagato in testa. Tant'è vero che Francesco l'ho allevato tutto per Papa e per l'Italia. Mentre invece a sto Camillo io ho fatto amarli francesi. Ha visto mai non avessero vinto loro. Ma insomma, quando vedi come mangia quello, ho da essere contento che ha vinto il Bonaparte. Carmete, non rompe i coglioni, perché se in Papa ha dato tutto alla famiglia, n'altro se può ripia ogni cosa. Ma la volete piantare voi due? Mo c'è sta Napoleone, mi cognato. Te lo ricommando quello. A portaiella, ma che stai a scrivere? Niente, a fare i conti di quello che vi mangiate. Perché qua in casa non ci sono più i quadrini. Ve la piate con me? E sono due sere che vi strafogate con la scusa che deve arrivare la francese. Beh, che è? Non parla più nessuno? Avete perso il fiataccio? E qui ti apre bocca per parlare, per dar giro e non gli tocca più niente. Ehi, hey, ma ci rimane qualche cosa per quando arriva quella? Magna, nonna, magna, che te frego! Ma la volta zitto, non la capito tu che ancora devi imparare a cagare da solo? Oh, ma è possibile che in questa casa non si va a mangiarsi, non si parla di merda? Poi non mi avete finito di raccontare come si sono incontrati. C'era una festa, no? Lui l'ha vista. Lei l'ha visto, si sono guardati. Napoleone manna chiama Camillo e senza dargli il tempo di rifiatare gli dice: principe, mia sorella Paolina pareva destinata a sposarsi un romano, perché dalla testa ai piedi è tutta romana. E così se l'è presa? Se è presa sì, con quest'aria che tira. Che hai detto? Che ho detto? Com'era bella oggi sua santità! È finita la funzione, Ariec Erpaggio. Buonasera, io sono Cesare. E che non lo sapevo. Cocco, che te sei stancato a mamma? Per forza, ho fatto una corsa, pari in tempo. Ma dove sta Paolina? L'hai vista te?